pronunciare un'orazione. Non poteva mancare. Non poteva mancare. Allora, un paio di mesi fa, quando abbiamo conferito a Roberto la pergamena con gli auguri per la cittadina che stava lì per i 500 uscite, eccetera, io mi sono sentito un po' imbarazzato. L'ho letta io, ma ho pensato che mi si voleva sfidare sul mio terreno. Allora pensa, mi è venuta l'illuminazione. Con quello che costa adesso è costata l'illuminazione. E l'ho intitolata la Iliade, ecco. Qualcuno mi potrebbe dire, ma un paio d'anni fa l'ho già sentito questo titolo. Dico, saranno 2 anni, saranno 3 anni, saranno 2000 o 3000 anni. Effettivamente il titolo è quello. Se la si legge in un altro modo, il titolo, può darsi che abbia uno sbocco diverso. È una poesiola breve e direi che sarebbe opportuno che la leggesse proprio il titolare, dei complimenti che facciamo. Soggetto principale. Di pronunciare un'orazione. Allora, un paio di mesi fa, quando abbiamo conferito a Roberto la pergamena con gli auguri per la cicerana che stava lì per i 500 uscite, io mi sono sentito un po' imbarazzato. L'ho letta io, ma ho pensato che mi si voleva sfidare sul mio terreno. Allora pensa l'illuminazione. Con quello che costa adesso è costata l'illuminazione. E allora ho pensato di produrre una poesiola per Madonna. Una poesia, una ode. Un'ode. Una poesia di stampo classico. E l'ho intitolata la Iliade, ecco. Iliade. Qualcuno mi potrebbe dire, ma un paio d'anni fa l'ho già sentito questo titolo. Dico, saranno 2000 o 3000 anni. Effettivamente il titolo è quello. Se la si legge in un altro modo, alla rovescia, il titolo, può darsi che abbia uno sbocco diverso. È una poesiola breve e direi che sarebbe opportuno che la leggesse proprio il titolare, dei complimenti che facciamo. Il soggetto principale. Allora vediamo un po', vai. Eccolo, guarda un po'. Guarda che sono io il titolare, no? Il titolare sei tu. Perché se uno lo legge di seguito così, ormai non va. È più Iliade, è una Emilia. Allora deve leggere lui o? La deve leggere lui. Dai. Mi auguro che sia indirizzata a Roberto. Questa è un'Emiliade. Del papiere. Ci vogliamo bene. Però la leggerò male perché è la prima volta che la leggo. Io quando riesco a leggere solo una cosa ti dico. Dove c'è il verso con l'asterisco? Devo rileggere la ritornello. Devo rileggere anche la nota a fine pagina. La nota a fine. No, in fondo alla pagina. Va bene. L'Emiliade, ovvero i dolori di un escursionista appassionato di montagna, figurati nel seguente poemetto in distici ottonari di carattere didascalico, morale, filosofico. Adesso che facciamo? Ottonari. Interruzione. 51 per 2000, tanti i monti messi in fila,
come i denti di una sega colossale, non si nega. Ma che fare, la bellezza che circonda questa altezza, avvertirla tutto intorno ci rallegra tutto il giorno. Perciò Emilio, se l'impegno ben diverso dal bisogno, d'allargar la prospettiva al blasone che ti arriva, ai 2000 completati, prendi nota, son fatati, sono avvolti nel mistero che ti turba ogni pensiero. Però è turbato. Quando arrivi a quota 100 festeggiamo il lieto evento, ma però devi aspettare senza troppo smadonnare e mangiare tutto contento sul tarino o sul contento o sul cotento, scusate, dedicarti a un buon panino, al dolcetto ed al buon vino, che se poi fra tanta roba da gustar c'è pur la sbobba, è completa la giornata, la goduria è assicurata. Questo è comprensibilissimo. Mamma mia, sei eccezionale. Cioè Omero è no, se al ritorno qualche volta non ti par giusta la svolta, se il percorso fatto a piedi poi ti inganna e tu non vedi più dei bolli alcuna traccia, quest'affar non ti dispiaccia. Puoi segnar come fa il lupo, sia la roccia che il dirupo. L'abbiamo capito il lupo come fa. Un organico prodotto, che sia crudo, che sia cotto. La passione smisurata che ci preme non è nata per fatal combinazione, ma per saggia decisione di troncar di tanto in tanto quel leggero disincanto dalla vita quotidiana della scorsa settimana. Quindi, Emilio, stai tranquillo. Sono forse un poco brillo, ma ti dico per coscienza che non è una penitenza alla sera ritornare alla vita focolare. No, bellissimo. Grazie! Bravissimo! Di leggere l'asterisco è roba che fa rima con sbobba e licenza poetica per ottenere una rima altrimenti impossibile.